l'unica garanzia che le persone dovrebbero avere la mattina quando escono è quella di tornare la sera. Sappiamo che può essere considerato utopia un messaggio di questo tipo, però comunque se noi cerchiamo di farlo entrare in testa a più persone possibili, ecco che noi abbiamo raggiunto il nostro scopo, perché se più persone possibili stanno attente a quello che fanno e soprattutto fanno quello che dovrebbero fare e basta, probabilmente riusciremo a ridurre anche questi 14 infortuni mortali nel 2018, un triste primato regionale, quello della provincia di Arezzo, relativo alle morti bianche, e un aumento rispetto al 2017, dove gli infortuni fatali erano stati comunque 9. A pesare su questo tristissimo bilancio, i 3 infortuni che avevano riacceso con forza lo scorso anno i riflettori sulla questione sicurezza sul posto di lavoro: la morte dei 2 dipendenti dell'archivio di Stato, uccisi dalle esalazioni di gas dell'impianto antincendio lo scorso 27 settembre, e quella dell'operaio morto folgorato mentre lavorava alla linea dell'alta tensione a Monte San Savino. I dati non sono positivi, perché nel primo trimestre del 2019 siamo già a 2 decessi riconosciuti ufficiali, questi sono dati INAIL, e se questo ci dà tanto per tanto non ci fa ben sperare nella chiusura dell'anno. Un incremento si è registrato anche nel numero totale di infortuni denunciati nei 12 mesi del 2018, 4.815 rispetto ai 4.761 del 2017. Quanto pesa la crisi su questi numeri? La crisi pesa sempre molto su tutto, specialmente sulla sicurezza, perché la sicurezza viene percepita come un costo. E invece la sicurezza non è mai un costo, è l'insicurezza che diventa un costo, non solo per l'azienda ma anche per la collettività. Questo sarebbe il messaggio che dovrebbe passare. Calano invece le malattie professionali denunciate e riconosciute del 6,5%. Cerchiamo di sensibilizzare e soprattutto di far capire che la sicurezza e la prevenzione deve diventare una cultura, non un'imposizione, perché se diventa una cultura comunque tutti adopereranno i dispositivi di protezione consoni all'operazione che andranno comunque a fare.